Il Gladia muori, rimuorincia con Massimo che si sveglia dall'abbiocchetto, perché siamo arrivati nella provincia romana, forza Roma, di Zuccabar, in Algeria, ora come ora. Anche questa fortunatissima zona è stata raggiunta dalla gloria di Roma. Ma come faceva Roma a regge tutte ste province? Come mai le genti non si ribellavano? Perché, come ti ho detto, i romani erano tolleranti con le religioni del luogo e le assimilavano. Dopodiché si affidavano a dei veterani per difenderle, quindi controllavano tutta la situazione. Ma non era tutto rosa, rose e rosem e floris, perché tante volte gli autoctoni non piavano in simpatia ai romani. Abbiamo sto problema, eh. Ogni tanto ci ritenevano dei cafoni. Ma no, noi siamo decore. Da Cafo, un luogotenente di Cesare, che amministrava uno de ste province. Il famoso Cafo Zanello Erpiottus. Però è così che si cominciò a parlare una sola lingua e si venne a creare il primo vero stato della storia dell'umanità. La dovrei smettere? Sì, lo farò? No! Conosciamo un nuovo personaggio del film. Proximo. Ah, non è questo? E chi sei? Scusa, era per fare un meminus. Quei cameleopardis che è mai venuto? Esistevano cammelli fusi coi leopardi. Ma dove? In Animali Fantastici, Sbrizza dice. Lo vedi sti cazzo dei giochi hanno favorito l'estinzione d'un sacco di bestie belle? La giraffa veniva chiamata così. Cammello leopardo. Ha senso. E non me fanno i cammellini leopardini. Manco dei dromedari gattini. Perché? Perché? Mi sarei dovuto insospettire dai nomi, visto che l'ha chiamati Dulcis e Gabbanum. Ti volevo chiamare Silente Grid un volte, ma sarebbe stato spoiler. Mi faccio perdonare. Facendoti un prezzo buono su sto popò dei schiavi, pronti per essere usati sia per combattere che per sfamare le bestiole. Perché Proximo è un lanista, l'impresario dei giochi gladiatori. Tu chi sei? Già, allora aspetta, Cristo Walls. L'ha comprato in una miniera di sale a Cartagine. Lo vedi? Ci avevo preso la zona. Che bello quando studi e capisci le robe prima che le dicano. Mi sento sto cazzo. Mi sento ateniese, etrusco. Però non ve fate fregà. Intende la Cartagine romana, che non è Cartago Nova, anche se dar nome Nova, no. Perché la Cartagine vera... Aspetta, non si riesce ad andare avanti col film. Te dico dopo. È un numidiano dalla Numidia che stava qua. E Proximo sgama il tatuaggio. Quello SPQR. Però a me la ferita sarebbe stata più figa sopra al tatuaggio, a indicare il suo stato del renegade. Ma forse sarebbe stato cringe, quindi vabbè. Proximo non se lo può lasciare sfuggire. Il tuo è un nome da nobili. E se lo piglia insieme al numidiano. Ma come ti chiami? Signore, soldato Brown, signore. Valle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. E un po' d'altra gente. Entrando nel meritus del titolo del film, spieghiamo un po' meglio chi so sti gladiatori. Il lanista Hartman esplica la situazione. D'ora in poi vivrete qui, nel Ludus, così si chiama la scuola per gladiatori. E tra i ludi, quello più antico è a Capua, da dove viene Spartaco, tra l'altro. Se ve ferite, lì c'è il Sanarium, dove ci mettono una pezzam. Lì invece c'è l'Armamentarium, il posto dove se tenevano, cosa? Le anfore d'olive? No, le armi. Le uscite sono lì, lì e lì, ma non potete usarle. Verrete tutti alloggiati in una comoda celletta, con vitto di saggina. E che siamo cavalli, beata a te. Ma non ti pensare, eh. Ve famo magna bene. Perché ci tenete a noi? No. Perché siete un investimento. Altro che gli NFTius. Dovete essere in forza. Sennò che figura famo nei giochi, non ci chiamano più. La saggina era un alimento a base di orzo. Qui se magna l'orzo. Orzo a tutta gallara. A tutta caragalla. Secondo me va in cagarella. Ma ti ripeto, sempre meglio della plebe. Oltre questo, la vita qua è un po' come quella dei calciatori. Ci sono i massaggiatori, gli unctores, i preparatori atletici. Beh dai, pensavo peggio. È peggio infatti. Qui non si accettano orderai a tradimento. Che vuol dire? Mangia orzo. Te l'ho detto prima, tutto orzo. Era uno dei soprannomi dei gladiatori. A voi poi ha detto male, perché siete schiavi e criminali. Siete uno sputo. Mica siete volontari. Beh, giusto. Ma perché esistono gladiatori volontari? E certo, perché anche come fa intende il film, i gladiatori erano gli idoli delle folle. Sappiamo così tanto su di loro perché è pieno così le testimonianze delle loro vittorie. Prima fra tutte Pompei, perfettamente conservata, Sioni. Poracci loro, ma meglio per noi. Anche lì c'era un ludus, ma un po' dappertutto scolpivano, dipingevano le vittorie dei gladiatori più famosi. E i volontari sono quelli wannabe famosi. O facevano per i morti. Yeah.
E per avere vie intitolate o canti dei poeti, inseguivano il clautus e loro facevano come gli pare. Poi dovevano pure uscire. Voi? No. A voi vedremo d'occhio, perché con tutti i soldi che spendemo giriamo un attimo lo sguardo e ve suicidate. Ingrati. Ve poteva andare peggio, come questi qua dietro a 4 de Baculum. O potevate essere usati per la rappresentazione di Ercole e bruciare su una pira. Oppure Orfeo e essere sbranato vivo. Ma fatele fare i volontari ste cose. I volontari. Buona parte dei gladiatori non superava il primo anno. E se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Se moriva a 30 anni massimo. Dimmi. Chi cazzo ha parlato? Avete indosso il subligaculum, sta specie di mutanda. E vi verranno dati equipaggiamenti a seconda del tipo di gladiatore che siete. Se bisogna scegliere A classe. Anche se per ora siete tutti degli sprechi d'ossigeno. E un nome d'arte. Che potevano essere nomi di eroi famosi. Tipo Achille, Ercole, Tullio Solenghi. Ma anche nomi di pietre preziose. Come per esempio Ametistus, o i bellissimi nomi aggettivi tipo Abilis o Ferox, o la provenienza, ad esempio l'Ispanico. Oh, nuovo cognomen per Massimo, Ispanico. Citazioncina al fatto che il gladio è detto spada iberica, per questo lui il gladiatore, però appunto iberico, dalla penisola iberica, non dalla Spagna. Sì, non esisteva la Spagna, sì, ma a me non mi pare che gliene frega un cazzus di essere accurati a questi. Può essere, ci vedo troppo in sto film, flasho io. Può essere. Conosciamo anche Kirkus Douglas. Questa non la capirete mai. Ma io lo vedo e penso questo. Sicuro, è identico. Pure il colore della maglietta. Il gladiatore più americano che abbia mai visto. Domus Lander. Che chiede al Numida che lavoro facesse prima. E lui faceva il cacciatore. Quindi la domanda sorge spontanea. Che cazzo ce fai qua? Mi hanno mandato nelle miniere perché mi hanno arrestato solo perché stavo sopra un cavallo bello. Un numidiano c'aveva il cavallo bello, che subito te fermano, te fanno domande, dove vai, pretoriani, ma vaffa. No, dico, che ce fai qua tra i gladiatori? Vado a fare il Venatores, quello che combatte con le bestie. Oppure te vedo meglio a fare il gladiatore cubicolare. Ok. Quelli che combattevano a casa dei ricchi durante i banchetti. Mi sembra un po' razzista. Lucio Vero, quello di prima, sposato con Lucilla, che qui è messo come uno tanto bravo. L'abbiamo pianto prima. Faceva così, Messie Candì. È il turno dell'Ispanico di entrare in arena, che vuol dire sabbia in latino. Però Massimo adesso è per la non violenza. Combatti su. Dai, oh. Sarà un problema di ricezione. Stacca la testa e riattaccala. Vabbè, sti cazzi. Se non vuole combattere, buttatelo alle bestie. Amen. Cosa? Ave. Siamo pieni di schiavi. Invece no, perché Proximo ci vede qualcosa in lui. Tu c'hai qualcosa? C'è una roba. La peste che mi ha attaccato Marco Aurelio. Io so fatto così. Amo il prossimo mio come me stesso. La smetti con quella religione pagana. Da Pagus, succo de frutta, villaggio. Tutti si domandano come mai non vuole attaccare Briga. Ma anche io non voglio. Sì, ma tu sei un pisciasottinus. Veneris Terculo. Anche io lo venero. Importantissimo per i raccolti, per il grano. Ti hanno strappato via da me. Ma pure te, che ce fai tra i gladiatori? Dovresti stare tra quelli per le esecuzioni dirette. Non sei un soldato, veramente ce fa fare una figura di merda. Ma perché ce fa qua? Lui invece si chiama come Maximus, uno dei più forti gladiatori della storia, con 40 vittorie e più di 30 corone di alloro vinte. Potresti ricevere il titolo di Primus Palus per la tua categoria. E qual è la mia? I pesi massimi. Veramente, comunque. C'erano varie categorie e potevi passare a quella più alta. Io, per esempio, ci credo una cifra. Ce la farò! Non ce la farà. Perché sono il bullettino! Quello mezzo rivaletto Vegeta Sasuke, capito? Ok. Durante sti discorsetti, Massimo continua a sfregiarsi la spalla. Ecco perché la ferita era poco sotto il tatuaggio. Perché doveva toglierlo lui. Tutto tenebrosum, il corvo. Beh, Russell Crowe. No. Questo non farà arrabbiare i tuoi dei. Lo spero. Ma non è stato comodo a traditte. Che c'entrano il senato e il popolo romano? SPQR. Anzi, tu hai fatto tutto questo per Roma. Volevi ridarlo il potere al senato? Bella cazzata. Che senso ha? Tenebrosum. Ah, che dolore. Quanto soffico. Giorno dopo, i signorotti locali fanno le bet su chi sopravviverà nei giochi. Perché è giorno di festa? Yeah, chi è morto? Ma soprattutto, c'è il velarium?
la tenda per coprire il pubblico? Era una cosa importante, lo specificavano. C'è il velarium, è tipo pancia e crostata. Non ci dicono niente, perché se va subito al discorso prima del combattimento gladiatorio. Sentite quanto strillano? Dovete capire che in quest'epoca sono tutti ultra, capace che scendono dai sparti e se cominciano a menare tra di loro. E a voi, se non sono contenti dello spettacolo, se invece approveranno, sventoleranno gli oraria. Indovina in che senso? E che so, fazzoletti. Oraria is the old applaudire. E vi ameranno, chiederanno i ritratti con voi. Un selfie, please. 6 ore immobile. Quindi vedete che dovete fare. Se non volete continuare a menare le mani, a fine giornata vi portiamo nello spoliarum. Ah, lo spogliatoio. Si può anche non combattere. No, è il cassonetto per i cadaveri. Ma io non posso obbligarvi a lottare! Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi! Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi! Non mi pare che ci sia questa mentalità spartana qua. Quindi, Massimo si prepara a menare le mani. E dai, che cazzo! Il Piscia Sottus tiene fede al suo cognome! Tenius Angelus! Il gladiatore lo disprezza. Codardo! Che schifo che mi fai! Hai un concetto d'onore tutto tuo, sì! Non certo quello di romani! Anche se la codardia veniva disprezzata. Quindi, ok. Potrebbe anche essere storicamente esatta sta cosa. Aprono le gabbie e via! Col... Sì, ma non vale così. Appena aperto, splat. L'oligo game. Ci accorgiamo infatti che questo è uno scammus in totus. Sono pure incatenati tra loro. Ma questi non so gladiatori. So carne da macello. Manco la cena libera gli hanno fatto fa. L'ultimo pasto prima dei combattimenti. Siccome qua stanno a mischiare un po' tutto, è ora di spiegare finalmente come funzionavano questi munera. Che ci stavano solo i gladiatori? Certo che no. Abbiamo visto pure le bestie e un sacco d'altra robetta. Perché la giornata di giochi si divideva in 3 parti! Benvenuti nel Pagus Turisticus! Svegliatevi presto, perché prima di pranzo ci saranno i Ludus Matutinus! Quelli dove si svolgono le cacce! Con le bestie, appunto! E se questo non vi ha smosso l'appetito, a pranzo ci saranno i Ludi Pomeridiani! Le esecuzioni dei poraccetti! Tipo loro adesso, a quanto pare! E poi, alla fine, dopo pranzo, quando è bello digerito, combattevano i gladiatori tra de loro. In più c'erano le naumachie, le battaglie navali. E quindi, questi sono i ludi meridiani? Per come sono messi? Vabbè che c'hanno le armi, ma sono incatenati. Ci sta pure questo. Che poverino, fa la fine che aveva scritto in fronte appena l'emo visto. Era scriba, se è scritta da solo. Meglio per il wannabe trace che si libera dalla Zavorrum. Ci posso credere che è una condanna a morte? Perché erano strane e forte. La più strana che ho letto, regà, va devo dire, riguardava le donne. Le avvolgevano in una rete e poi venivano strapazzate da un toro o una mucca. Cioè, ma chi gli è venuto in mente sto metodo di esecuzione? Ma che cos'è? Il dribbling bovino? Attenzione, cross della pora crista cristiana. Perché noi abbiamo sempre usato anche i tori nei giochi. Chi è che ha inventato la corrida? Ispanico? Noi! Pagliati ai paesani tua. Anche se non ne vado molto fiero ripensandoci. Infatti l'hanno inventata gli etruschi. Vedi? Che schifo gli etruschi. Questi sono gladiatori, vestiti da gladiatori, con ad esempio la manica, sta protezione che gli copriva il braccio, quello più esposto ai colpi. Loro al massimo sono dei tunicati, quelli appunto che combattevano in tunica, giudicati effeminati. Ma è una vergogna! Ma perché, come ti ha accennato Proximo, questo è come il wrestling. E i tunicati erano gli heel, quelli odiati dal pubblico. Comunque almeno hanno un parma per difendersi. Sto scudo tondo piccino, che carino. Dagli coi perri, Massimo. E senti, a sto punto, visto che abbiamo visto sti due e siamo nel vivo dell'actio, è ora di parlare dei tipi di gladiatore. Iniziamo col Sannita, la categoria più antica. Armato pesantemente con lo scutum, il grande scudo rettangolare usato anche dai legionari, e gladio o lancia a volte. Poi c'era il gallo, che verrà sostituito dal mirmillone. Ma te lo dico dopo il mirmillone. Armato anche lui pesante, con una grossa spada a doppio taglio, quella di guerrieri galli che Roma ha combattuto.
scudo. Poi c'era il Trash, con l'elmo sormontato da un grifone, pure lui con lo scudo. E la Sika, un pugnale ricurvo. E come c'erano gli Heel tunicati, i Trash erano i Face, considerati tra i migliori gladiatori. Addirittura, se te davano del Trash, vuol dire che eri uno che menava forte. Poi abbiamo il Reziario, che vota Italicus viva. Reziario è quello caratteristico con la rete, l'unico senza elmo. Come unica protezione ha il Galerus, sto spallaccio metallico. E come arma, la rete, Iaculum. Non voglio sapere quale parola deriva da sta cosa, ma ne vedo il nesso. Rete con pratica cordiciella per recuperarla. Inoltre armato di tridente e pugnale. Sì, sembrava più un pescatore che un gladiatore. E infatti con chi faceva botte? Col Mirmillone, colui che aveva l'elmo a forma di pesce. Intravedo uno schema. Non era un combattimento, era una pesca splatter. Splattei! Splattei! Dopodiché, la categoria che penso sia di massimo, ma non lo so, soprattutto per l'equipaggiamento che avrà dopo. Il Secutor! No, Limits. Perché era armato pesante, con un elmo liscio senza cimiero. Lo dico anche perché era la categoria contro la quale era solito combattere comodo. Quindi, ci starebbe nel film. Ma non lo so, guarda, è un po' tutto mischiatello. C'era l'Oplonaco, che combatteva con il grande scudo da cui prende il nome. L'Oplon, colui che ogni colpo scandiva. E Oplon, Oplon. E poi gli Assinari, che combattevano sui carri. I Sancitari, cioè gli Asceri, eccetera. So tantissimi. Ma tra tutti questi, quelli considerati il TRS erano i Traci e i Mirmilloni, i Ronaldum e Messis del tempo. Caligola, per esempio, amava talmente tanto i Traci che una volta avvelenò Colombo, il Mirmillone forte che glieli spatasciava tutti i Traci. Con cosa lo fece avvelenare? Col Colombinum, nome preso da lui. Torniamo al bordello della battaglia. Anche Ernumida sa cava, te credo, ce l'hanno preso da cava. Però è maleducato, ancora non ci ha detto come si chiama. Per i capelli lo chiameremo Bello Figus. Fantasiosissimi modi per ammazzare gente dopo. Ci sto pure io. Ma chi dovrebbe essere questo? Ha il tridente. Ha pure il Galerus. In teoria un reziano. Ma non c'ha la rete. E sto elmo. Boh. La maschera di Ferrum. Ma se la cavano pure con questo. Dopo avermi ammazzato, Massimo si qualifica per le finali di Roma. Perché dopo più di un'ora di film, finalmente abbandoniamo le province per andare a Roma. Che strada abbiamo? Una qualsiasi. Tutte portano là. Le grandi strade di Roma, che consentirono a Cesare di percorrere 1500 chilometri in 8 giorni. Con un pieno di grano. Ed ecco l'aquila, simbolo usato sin dai tempi di Tarquinio Prisco. E in seguito venne scelto come mascotte definitiva da Gaio Mario. N'altro che Toracomandus. Ma fu lui il primo a rivoluzionare l'esercito dal sistema delle centurie, prendendo la gente povera, quelli rimasti nullatenenti per colpa degli schiavi latifondisti, già t'ho detto, promettendogli denaro e terre in caso di vittoria. Ecco come nasce l'esercito romano statale. Pure lui era amato da tutti all'inizio, poi fece rosicare i patrizi e organizzò una rivoluzione. Chi salvò la situazione? Gaio Giulio Cesiro? No, Silla! Già l'ho parlato di Silla! Ma li vedi che belli tutti gli intrecci? Ma che ci servono i film, i manga? Cioè la storia è più bella, in più è vera! Impari pure qualcosa! Eccoci a Roma! Con Commodo però! Che torna in trionfo! Da Letterman ha fatto una figura di merda! Ci vuoi costringere ad essere vegani? E Commodo ci rimane male. Ma perché? Guarda che è perfettamente normale che il popolo te schifi durante il trionfo. Perché sì, è stato fatto per festeggiare. Ma allo stesso tempo il popolo manda frecciatine al trionfatore. Perché non peccasse mai di Tarquinio. Mi sveglia. A Cesare gli urlavano Apelato! Veramente! Salutaci Saitama! Non vedo l'ora di vederti in Diles Jane! Io invece non vedo l'ora di vederti in braccialetti rossi! No! Non in sto periodo! E invece, proprio in questo periodo, ti devo dire che sin dai tempi antichi si capiva l'importanza di scherzare sui potenti. Perché se no i potenti tendono a sentirsi un po' troppo intoccabili. E lo sapeva persino Cesare. Ti rendi conto? La grandezza di Roma! Cesare, quando gli dicevano pelato, ne rideva. Saitama no, Will Smith no, Commodo no. Ennesimo smacco per lui comunque.
comunque. Capisco pure chi dice poveraccius. Ce ne fosse uno che gli vuole bene. Ce fosse un Gary, che non sta certo tra i senatori che lo attendono. Tra cui questo, che si chiama Gracco. Che sia un rimando alla famiglia dei Gracchi, coloro che promulgarono le leggi agrarie, importantissime per ridare un po' di terre al popolo e farli smettere d'essere nulla tenenti, togliendole a chi ce ne aveva troppe. E quindi ovviamente i patrizi gli hanno dato una mazzettata. Se è uno di loro, promette bene. Dove sta Massimo? Ha tradito! No, non ci credo. Voglio vedere l'acta di urna. I resoconti delle notizie più importanti. Faccio i memini e poi vi devo spiegare la storia per farvi capire. Non lo so se ha senso. Sperimento. E allora, visto che siamo in mezzo a loro, parliamo un pochino di più del Senato. Eravamo rimasti ai re. Come siamo arrivati agli imperatori? Passando per la seconda epoca romana, quella della Repubblica. SPQR Senatus Populusque Romanus Repubblica. Da res publica. Res, che vuol dire cosa? Cosa? Cosa pubblica. Tutte cose, tutte res. Con al centro appunto il Senato, la parte oligarchica di Roma. Oligarchia, governo di pochi, quasi sempre vecchi, che baccagliano, che già esisteva ai tempi dei re. E il suo compito era dare una mano al rex con le faccende della città. Erano i discendenti dei primi arrivati, i patrizi, quelli che si sono presi la terra. Poi nel Senato entrarono anche gli equites, non patrizi, che pagavano un botto e manco diventavano senatori, ma coscritti, perché infatti il Senato era l'assemblea dei padri, pater, patrizi e coscritti. E dopo la cacciata di Tarquinio Superbo, il Senato elesse due consoli per sostituirli, ma con loro sempre lì a controllarli. E se la situazione diventava troppo dura, avevano il potere di eleggere un dittator per 6 mesi. Ma come? Ma il volere del popolo, le assemblee, il regno non se lo può permettere in questo momento. Se non se lo può permettere mai. Una volta la peste, un'altra è rivolte persiane, poi quelle germaniche. Sì, è sempre così da migliaia di anni. Così l'agiatezza, l'interesse personale, il fatteli cazzi tua, prevalse. E per farla sempre più facile, il Senato va sempre di più alla ricerca dell'uomo forte, mentre loro magnano. Il problema è che ce ne stavano due dei uomini forti, i consoli. Anche se si poteva eleggere chiunque avesse fatto il console, ma due sono troppi. E dai, 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 eleggi i dittatori. A una certa questi non volevano più cederlo, sto imperium. Ma che strano. La storia è un Ouroboro. Ed è così che siamo arrivati agli imperatori. Gente che ha fatto, sai che c'è? Continuo, continuo, imperia. Cario l'impero. Però messi così i senatori sembrano veramente alla stregua dei politici di oggi. Invece no. La differenza fondamentale è che sì, erano tutti patrizi, o comunque coi soldi, ma il provenire da quelle famiglie, unita alle loro tribolazioni nell'esercito, come già t'ho detto, più paghi più ce stai, gli aveva insegnato anche a essere saggi ed esperti in quello che facevano. Per questo Roma è riuscita a diventare così grande. Non magnavano solo! Demagogia! Frustatelo! Questi li vedi così, ma sono sordati! Mica cazzi! Mica razzi! Ed è soprattutto durante le difficoltà che tiravano fuori tutto il loro valore. Però sì, magnavano pure, diventando sempre più snobbettini, con dei problemi modernissimi, tipo che non gli andava più di far figli, perché li consideravano d'impiccio, pensavano solo a divertirsi, per colpa della cultura. Colpa dei greci! Tutti con la F moscia. Ecco perché sono piene di V le parole. Hanno influenzato pure la scrittura. Ed erano quasi tutti strozzini. Per dittene uno famoso, Crasso. Te lo ricordi? Quello del triumvirato insieme a Cesare e Pompeo. Fu anche l'inventore dei pompieri a Roma. Ma come i pompieri? Non l'ha inventato Pompeo? No! E come faceva? Arrivava davanti a un palazzo in fiamme, con le pompe. E prima trattava col padrone per comprarsi il palazzo, che quello era disperato e obbiava 2 denari. E poi apriva le pompe per spengere le fiamme. Ridare roba al senato. I mortacci, Marcare. Infatti Commodo ha idee diverse. Commodo pensa al popolo. Ma siamo noi il popolo. Ancora, voi lo sfruttate il popolo. Vero. Per me invece sono come dei figli. Il nome di quest'epoca è Commodo. Quindi da adesso gli anni saranno contati con la sigla DC. Ma è già così. O perlomeno sarà. Intendo DC dopo Commodo.
Hai mai abbracciato un uomo che muore di peste, Cesare? Sì, mio padre prima. Ma che me sta più a per culo? Me sta a far salire il Joffrey. Lucilla salva Gracco in extremis. Ma vaffa a strapagare pinze. Quella è un altro. Andando a calmare il fratello, che c'ha una voglia di fa come Caligola, che faceva combattere i senatori nel Colosseo. Oppure sai che c'è? Lo abolisco. Sta buono che il senato serve. Io sono il senato. Lo pensava davvero, eh? A una certa Commodo lo chiamò Senato Commodiano Fortunato. Cominciò a rinominare tutta la roba come se stesso. Ma sta buono che esiste dall'epoca della Roma dei re. Pure dei poveracci fra 2000 anni lo vorranno abolire. Ma rubatete meno. No che tagli l'assemblea millenarie. E comunque comandi uguale. Fai come te pare. Giochi d'azzardo, bevi. Stai sempre a vedere giochi. Insieme a Nerone e Caligola sei tra i peggio. Ma che cazzo vuoi? Io darò al popolo una visione di Roma! Ma che una profezia pure qua! Nah. Che visione? La grandezza! La grossità proprio! Ok, ma in che senso? Me spieghi meglio, Plizzus? Sarebbe inutile. Ma vaffanculo! Raga, ma sto film tira frasi random fomentanti! Ma non ti spiega mai niente! Visto che ci tieni tanto, è proprio per caso di dirlo! E al popolo? Che a Roma vuol dire! E quindi? Poi a te non te ne è mai fregato un cazzo di allargare l'impero! Solo di giochi te frega! Sei un caipa arcaico! E infatti quell'intende il panem et circenses! 150 giorni di giochi, mezz'annus, preannunciati dai volantini storicamente accurati, perché veramente li distribuivano, scrivevano sui muri. I senatori però non sono contenti. Oh, ha superato pure Traiano che fece 120 giorni di spettacoli. Ma credi che il popolo si lascerà sedurre da queste sciocchezze? Cazzo sì, i giochi erano importantissimi per la politica. La gente si indebitava per organizzarli. Spendevano l'ira di Giove. Traiano spese milioni di sesterzi. Quando stira Crasso, stirarono pure 120 gladiatori. Cesare ne fece scannare 320 per i giochi in onore del padre. Augusto una volta fece combattere 10.000 gladiatori in 8 giorni. Erano talmente importanti per la politica che la gente cercava di organizzarli nei momenti più propizi per cappottare il popolo. Anche dopo anni, la morte di chi se voleva onorare. Te muore un parente. Funerale fra 2-3 giorni? Chiamata Taffus. No, aspetta, fra 4 anni sei candidato zio. Aspettavo. Una buffonata. Ma perché, regà, la situazione era grave, eh? Ai romani piacevano così tanto i giochi che a un certo punto i giorni di festa erano 1 su 2 all'anno. 176 giorni tra munera dei gladiatori, spettacoli circensi teatrali. Ma vedi che se stava meglio quando se stava peggio. No, io sono contro. E che cos'è, oh? Sei più incazzato di Sant'Agostino. Perché? Lui odiava i giochi. Sì, vabbè, mo il popolo lo acclama, ma poi gli toglierà la libertà. A ridaglie con ste frasi ad cazzum. Ma che vuol dire? Che toglie la cittadinanza ai romani? Non credo. Stanno sempre parlando dei ricchi qua, mi sa. Che te spropria i beni. Una guerra tra ricchi. Tanto chi sta male già sta una chiavica. Tra schiavi e cittadini poveri. Almeno si diverte coi giochi, ma non romper cazzo. Intanto l'ispanico se sta a fa un altro cognomen. Tutti lo acclamano. Sei Ermeius. È un altro giorno di combattimento. 1 contro 4. Ma che cazzo di combattimento è? Un'altra esecuzione! 1 contro 4! Se faceva appunto contro chi volevi vedere morì! Ma Massimo li eviscera tutti! Purelli, c'è uno degli elmi bellissimi! Guarda questo a James Potte! E vince! Poi si intoppa e tira il gladio nel podium! I posti più larghi per gli aristocratici. Ovviamente i posti negli anfiteatri erano in base alla classe sociale. Manco dodo sta a de. Sta quasi per più all'editor, l'organizzatore dei giochi. Completamente pazzo! A morte, fine del film! T'ho fatto ride? Eh? Ma fate la sub? Come diceva Gesù da Amazon, gli ultimi saranno i prime! Eh? Perché c'è uno con i jeans? Eh? Schiavo fa come gli pare e nessuno dice niente. Ma non esiste proprio. Però a quanto pare il ruolo dell'antieroe piace al pubblico. E Proximo l'ha notato. Potresti dirci il titolo, sai? Della WWWI. Acchiappa sta cosa che sei Tsunderinus. Fate chiamare così, visto che ispanico manco è storicamente accurato. Perché finalmente hanno riorganizzato i giochi a Roma in onore di Marco Aurelio. E possiamo tornare al Colosseo. A serie Arfa.
ma quella è greca. Dovresti vedere che bello. 50.000 persone, ma pure fino a 80.000, che non vedono l'ora di vedette morì male. Il Colosseo. Gli mancano solo le porte e lasciano sempre la luce accesa. Le mie doti di quest'ore mi fanno capire che tu sei stato gladiatore. E ne ha? Me ci sono spaccato la schiena con sto lavoro. Anzi, le ho spaccate. E me so guadagnato la libertà, la Rutis, l'Oscar alla carriera. E quello che la riceve diventa Rudiarius, un uomo libero. No, riceve la Rutis non significa mica smette d'essere schiavo. Smettevi solo d'essere gladiatore. Te l'hanno dato il cappello di lana, il Pileus. E allora? Sì, sì, mi hanno dato pure quello. È stato Marco Aurelio Senpai in persona. Ero proprio davanti a lui, vicinissimo. Aspetta un attimo, interessante questo. Anche io vorrei essere davanti all'imperatore. Tipo Hiro. E allora impegnati, fai amicizia con l'altri. Offri il tuo cor. Sasage yo e dai un po'. Lo sai com'era chiamato il gruppo di gladiatori? Come? Famiglia! E quindi la compagnia di Proximo arriva a Roma, parcheggiando nel Ludus Magnus, la scuola di gladiatori di Roma, collegata direttamente, finalmente, eccolo, al Colosseo! La Lega Pokémon dei gladiatori! E tutti, wow! Guardatelo, e manco ve famo pagare un talento. Guarda che bello, nuovo nuovo, c'ha 100 anni precisi qua. Finito e inaugurato il 21 aprile dell'80, esattamente 833 anni dopo la fondazione di Roma, il più grande anfiteatro romano del mondo, iniziato da Vespasiano e finito da Tito, l'anfiteatro Flavio. Come Flavio? L'ha fatto Vespasiano. Appunto, Tito, Flavio, Vespasiano. Anche perché sarebbe stato un po' bruttino chiamarlo Vespasiano gigante, soprattutto per la forma. E poi Tito, l'altro, il suo successore, lo inaugurò. Ci fece anche le naumachie, ma solo all'inizio, perché poi scavarono troppi cuniculetti sotto e non si poteva più inondare. Ma a parte le naumachie, che tutti sanno, forse non sapete che lo adibivano in tutte le maniere, tipo giungla o pezzo di deserto. Ma che figo! Pensa a vedere dentro al Colosseo tutto un set teatro con tutte fratte e la gente che ci si ammazza dentro. Posso capire perché si fomentavano, ma non si fa. Tito, inoltre, fece combattere delle gladiatrici all'inaugurazione del Colosseo. Perché sono esistite pure loro! Hai capito? Principesse e corcà! Poche, ma ci sono state. Venne chiamato Colosseo dopo perché ci piazzarono vicino il colosso di Rodi. No! Nerone! No! Mo è il colosso di Commodo che lo trasformò in se stesso vestito da Ercole. Te l'ho detto che cominciò a plasmare tutto a sua immagine e somiglianza. Cambium scenum. Commodo guarda il nipote in modo carino. Io non ci vedo niente di viscido. Invece Lucilla si preoccupa. Ma perché? Non sta facendo niente. Prendi le medicine. Ma che lo sta avvelenando? È un pochino presto. Stiamo a metà film. Forse è veramente un calmante. Perché Commodo continua a voler sciogliere il senato. Resterai con me. Certo, finché non mesili. No, dico, resterai con me stanotte. Certo. Che no! Non sei Jamie! Non sei Caligola! Che aveva come amanti le sorelle! Commodo aveva un harem di ragazze giovinetti. Forse hai ragione a preoccuparti per tuo figlio. Ma chi te pensa, sorella? Io penso a Marzia. Buh, è cristiana! A sto punto ma io, guarda. Ma io l'amo. E lei ricambia. Darà una mano per fatte secco. Intanto, De Noctis, della gente incappucciata, passa sotto il colosso di Nerone Commodo. Eccolo! E sta gente si rivela essere Lucilla and Friends, che è andata a complottare con Gracco. Stanno ricreando la congiura che la vede protagonista. Perché è vero comunque che Commodo non si regola. Sotto di lui le guardie pretoriane facevano un po' come gli pare, guidate da Cleandro, il suo best man, la sua montagna. Tutti si domandano perché c'ha sta fregola per i giochi. Perché gli piacciono! Sempre allo stadio vuole sta! Non è che ci deve sta per forza un motivus incredibile! L'Italianus Metius lo capisce! Ma il popolo morirà di fame! Lui vende il grano! Ma chi? Si capisce che... Ma chi le vende? Ai barbari! È tutta roba di Roma! Il grano arriva dalle province! Ma chi lo vende? Al senato! Ai patrizi! Che si arricchiscono sempre di più! Quindi fa bene allora a sopprimere il senato! Oh, ma magari lo vende veramente a qualcuno, eh? Ma il punto è che così è un po' vago! Ha vinto l'Oscar sto film! Va bene perché è un bel film da vedere! Ma questa è la trama! Vende il grano!
Ma me puoi dire che ha fatto una pace un po' de merda con i Marco Manni? Perché voleva tornare a Roma per i giochi e quindi ce l'avete con lui? O che appunto si disonorava partecipandoci attivamente? Ma un po' di pudor! Fai vergognare i nostri avi! Ci stanno un sacco di spunti per la trama seria. Potevi dire, sta a perdere tempo con i giochi, ma i barbari continuano a romper cazzo. Che ne so? No, il grano! È importantissimo per tutti sto cazzo de grano. Grrr, il grano, grano! Tu hai visto il grano? E poi non è per il grano, ma è per mandare un me. No, ho sbagliato, Joker. Se divertivo con gli spettacoli, fanculo i sordi. Io ho paura perché mio figlio è il successore. Tuo figlio? Ma chi lo conosce tuo figlio? Il prossimo imperatore è Publio Elvio Pertinace, che dura 3 mesi. E poi Settimio Severo, che già dal nome te fa capire che non ci si diverte. Ed è lui che sbraga il senato, tra l'altro, ammazzando un sacco dei membri. State anticipando la vostra fine. Ma quindi c'è paura per tuo figlio? Ma che gli può fare? Non può arrivare a tanto. Anche Commodo è stato piccino, un comodino. Ti ricordi quando Marco Aurelio lo adottò all'Ikea? Comunque, anche volendo, per ora non possono agire contro Commodo, con tutte le guardie che lo proteggono. E allora niente. Ma come niente? Ma fatta ia, come l'ha detto? Che vi siete beccati a fa? Non possiamo fare nulla? Non possiamo fare nulla? Adesso! Sì, mi piace. Ridaglie con Massimo. Ed ecco la rappresentazione di quello che ti dicevo. I gladiatori famosi. Va bene, rischi la vita, ma la rischi pure nell'esercito. Qui però tutti ti amano e tutte vogliono essere le tue liudaglie, le amanti del gladiatore. E sto fascino tra il carciatore e il serial killer. Eccoci dentro al Colosseo. Sparsiones di profumi allo zafferano dappertutto. Gli spettatori stanno entrando nei settori dal vomitorium. Ma che schifo! L'accesso a ognuno dei settori. Certo, se devi sbrattare vai nel cesso. Scusate, non so nemmeno se avete capito, il mio cervello va più veloce di me. E Proximo parla con l'Araldo, il tramite tra l'editor e il pubblico, il presentatore, che lo informa che gli hanno affidato la seconda guerra punica, la battaglia di Zama. Dai, bello, una grande vittoria dei romani. I tuoi fanno i cartaginesi. Aia, battaglia. Oh, te poteva andare peggio. Poteva essere la terza guerra punica. Quindi già capiamo che Massimo non ce la potrà mai fare. Ancora, la prossima metà del film il protagonista è il numidiano. Lucio vuole parlare con Massimo e lo chiama con uno swag misto mafia, misto ragazzino viziato, invidiabile. Vieni, vieni. E fa amicizia con Massimo. Oh, a lupo Lucio. Lupo, lupetto. Torniamo al fantabosco. Ti chiami Lucio? Lucio vero! Davvero? Così Massimo capisce che questo è il fio di Lucilla. Senti, visto che abbiamo visto il pupetto, perché non parlare dell'educazione romana? La Gogè! No, però un po' sì. Perché innanzitutto, anche a Roma, se nascevi storpiettino, o peggio ancora, donna, te buttavano di sotto. Yeah! Ma se eri abbastanza fortunato da essere maschio bianco etero cisum, non eri comunque così fortunato. La scuola iniziava verso i 6 anni. Inizialmente era il pater a fare da maestro, oppure qualche schiavo. Si insegnavano materie semplici: lettura, scrittura, grammatica, aritmetica, storia. Esami che in 5 minuti te sbrigavi. Storia erano proprio 2-3 pagine. Perché la stavano facendo? E contare con le dita era un pregio. Perché uno, ad esempio, il famosissimo numero romano, altro non è che un dito alzato. Siamo dei rincoglioniti, ci si poteva arrivare. Il 5 è una mano aperta. Batti V! E qui nel tempo imperiale esisteva già la scuola elementare, fino ai 12 anni di età. Poi si facevano le secondarie, solo se eri maschio. Le donne andavano in un collegium femminile, dove si insegnava musica, danza. Tutte a dance andavano. Perché non fanno il collegium romano, che se divertivo? Libertà o autorità? E poi, a 16 anni, esercito. Ma per adesso, Lucio si salva. Massimo, no. E lo vediamo scegliere il suo equipaggiamento. Pecca Ghermo fighissimo. Mazingus decimo meridio. Ha senso però, perché i primi tempi, l'elmo dei gladiatori era uguale a quello dei soldati. Poi cambia, diventando più protettivo. Inizia la ricostruzione storica. Vediamo l'imperatore nel Suggestium.
la loggia imperiale, con tutti i confortium e i gladiatori che gli dicono: ah oh, ave, ave Cesare, morituri te salutat. E De Ginto dice che è la mano arsata, tipo Massimo. Questo non si regola. La prima volta che i gladiatori dissero sta frase famosissima fu durante la più grande naumachia della storia di Roma, organizzata da Claudio nel 52 d.C. Cosa fece sto psicolabilem? Fece prosciugare il lago Fucino. Ci mise 11 anni per una battaglia navale. Ma pia questo e mette da giocare e non fa tutto sto casino. Ecosistemi distrutti. Parteciparono 30.000 uomini e al saluto dei gladiatori lui rispose: chissà se moriranno. E i gladiatori: questa è una grazia, non si combatte più. Non ho detto questo. Ma come no? Quanto sei buono, Cesare. Ma dai, ma che davvero ci stanno a provare? Ho sbregato tutta la fauna ittica del Fucino per venire qui. Te zitto mai, eh. Tacito. Poi combatterono però. Claudio dovette andare là a convincerli. E qui siamo nelle guerre puniche. Ma perché parlare solo della seconda guerra punica? Cogliamo l'occasione per parlare dello spinosissimo problema delle tre guerre puniche. Ho il coraggio di farlo. Cambierò l'Italia. Ma non è che te posso sta qua a spiegare proprio tutte le guerre puniche, eh? Un riassuntino, poi te le vai a cercare. Della nostra più grande rivale pensacco de tempo, Cartagine, Cartago, Telenta Est, eppure Ovest, Nord, Sud, tutte parti, deve essere deletata, distrutta tutto, città Catone. E che successe? Prima guerra punica, Roma se magna tutta l'Italia. E che fai? Te ne privus de annappe mare? No! E chi ci trovi a scorrazza? I cartaginesi, venuti per aiutare Siracusa. Quindi che famo? Semenamo un po' per mare. Ma i cartaginesi erano meglio. Noi non eravamo buoni a costruire le navi. Siamo sempre stati in Italia sulla terraferma. Però abbiamo imparato in fretta. L'MVP della prima guerra punica, secondo me, è Attilio Regolo, colui che disse: sì cazzo! Perché da prigioniero lo mandarono a Roma, dove disse: continuate a menaglia a Cartagine! E per l'onore tornò a Cartagine e lo torturarono impedendogli di dormire. Morì così! Menzione d'onore, Amilcare Barca, il padre di Annibale. Roma dovette usare tutte le sue legioni. 4 all'epoca. Siamo nel 260 avanti Cristo, quindi... prima una, poi due, adesso 4. Vedi come piano piano ti sto accompagnando durante tutta la crescita di Roma. 4 legioni, 2 per console, come sai, ormai. E dopo più di 20 anni di guerra alle isole Egadi, vincemmo! Roma si piglia tutta la Sicilia! Fine della prima guerra punica. 20 anni dopo, seconda guerra punica, scatenata da Sangunto. Madonna Sangunto, quanto hanno retto. Ci abbiamo un debito, i romani hanno un debito con Sangunto. Resistettero mesi senza che Roma gli mandò un cazzo, ma fu il pretesto per i fabbotte. Dai con Annibale Barca, uno dei più grandi condottieri della storia, che vinse tantissimo e si fece corrompere dagli aggi, però, diventando Annibale Yacht. Barca vuol dire folgore. Ma veramente, ragazzi, Annibale ci ha fatto venire la strizzettina. Onestus ha fatto tutto il giro con gli elefanti, passando per la Spagna e sfondando tutto, fino ad arrivare a Canne. Non parliamo della battaglia di Canne. Ti basti sapere che, come ti ho detto, la cavalleria romana era poco numerosa rispetto all'esercito di fanteria, mentre quella cartaginese no. E ci hanno fregato così. Annibale arrivò lì lì a Roma, che non aveva più risorse, stavano tutti a strippa, ma non ha mai dato il colpo finale. Perché? Ci sono varie teorie. Perché le truppe erano stanchine, perché la Toscana e l'Umbria sono rimaste fedeli e non l'hanno aiutate. Grandi, lo vedi che alla fine gli Etruschi. In tutto questo arriva Publio Cornelio Scipione, dalla parte nostra, il condottiero più bello, intelligente, facente, simpatico, della storia di Roma repubblicana, The Wolf of Viappia. Che indovina che fa mentre Annibale stava dalle parti nostre? Va dalle parti di Cartagine. Allora Cartagine richiama Annibale, perché anche lui era un super strategone. Battaglia tra menti incredibili. Sono io, quello buono. E sì, lo richiamano Annibale, ma dopo 36 anni che è andato a fa danni in giro, torna un po' a Ciaccatellus. Riuscirà a difendere la città?
No, Scipione gli dà le totò a Zama. Aia Massimo. Così vincemmo la seconda guerra punica. Tu derbi a zero, Milan al centro. Da qui arrivò ancora più agiatezza, ricchezza, voglia di fan cazzo. Altro che romani antichi. Si creano i primi salottini filosofici. Impero distrutto. E infine la terza guerra punica. Il motivo per cui il caso è spinosissimo, secondo me, perché fu una cosa brutta. I cartaginesi rimasti, prima l'abbiamo esasperati con tutte richieste del tipo: disarmatevi! E si disarmano. Pagate le tasse! E pagane le tasse. Ve state a comportar bene. Sospettinus! Mo? Dovete lasciare la città e ricostruirla 10 km in là. E no! È rotto il cazzo! E c'hai ragione. E allora i cartaginesi rimasti si sono barricati in città, ma furono presi casa per casa, venduti come schiavi, distrutto Cartagine e sparso il sale per non far ricrescere niente. E pepe per dargli un po' di sapore, un po' di basilico per condire le macerie e buon appetito. No, fino al sale. Pure a Scipione. L'africano? Quello della battaglia di Zama? No, quello ha già dato. Il figlio adottivo, Scipione Emiliano, che aveva condotto l'assedio, gli è presa male a sta scena. Fonti storiche accuratissime. 3-0, fine di Cartagine! Detto questo, capisci che non si parte proprio favoritissimi. Ma Massimo non ce vuole sta. Nega che sia mai successo il massacro e gli fate revisionismo. Vergogna! Mentre entrano i legionari di Scipione! Con le bighe! A dargli una pista! Ma che pista? Un circo massimo! Usato prima della costruzione del Colosseo. Ad esempio per le cacce e la corsa delle bighe. Il percorso era lungo 1 km. E indovina quanti giri devono fare le bighe? 7! Cioè, in sta battaglia abbiamo usato anche noi della cavalleria. Ma mettila pure i cartaginesi a sto punto, è il loro punto di forza! Vabbè. E poi, scusa... Questi sono i romani, questi sono numidiani, questi sono i cartaginesi. Dovrebbe essere viceversa. Anche se i romani durante la battaglia di Zama usarono cavalleria numidiana, quindi ci sta. Non fate i cosi, perché quel... Che vuol dire dovete scavare più a fondo? Non è un errore del film, come mi avete detto in tanti. È Scipione l'africano. Non è scippatore africano, come dice Sarvini. Inizia la battaglia di Zama. La strage è annunciata. Mo vedete la strage! La strage annunciata da Bilbo Baggins. E il pubblico è contento. Abet! Abet! L'ha preso! Verbera! Verbera! Che vuol dire? Menaglie! E Cartagine Verbera! Mettendosi a testuggine! La famosissima posizione difensiva che imita la tartaruga! Tutti mettono gli scudi per così, difendendo tutti i lati, tranne dietro. E per muoversi bene, la coordinazione è tutto. Massimo è così bravo che riesce pure a salvare Kirkus Douglas, che conclude definitivamente il suo redemption arc, diventando amico del protagonista. Più classico della Grecia nel V secolo avanti Cristo. La battaglia di Zama si sta trasformando in quella di Canna. Grazie a Massimo che è in Berserkus. E bombole che fanno capolino. Errorino famosissimo. No, perché le anfore d'ossigeno furono inventate. No, questo è un errore. I romani vanno a sbatte. Che succede? Dov'è Abiga? A Commodo non frega un cazzo. Si diverte, fa le faccette. E alla fine vince Cartagine. Ma solo qua. E musica! Musica che sale! Ma perché c'è la musica? Perché è un film, sì, sì. No! Perché ci sono i musici in arena, guidati da Hansus Zimmer. Non ci sono mica solo i gladiatori, eh. C'è chi sgombra i morti e i feriti, gli arbitri summa rudis e quelli in seconda rudis, i cameraman. Tutto un traffico mentre questi combattono. Massimo alza il gladio e la gente... Sì! Gli è rimasta sta cosa da inizio film? Si ricorda ancora come si fa. Mo che fai con qua la lancia? Come prima col gladio? Dai, è il tuo momento! Vendicati! Commodo gli facilita il lavoro, volendo andare a conoscerlo di persona. E Massimo solo questo chiedeva. A Massimo serve solo una possibilità. Commodo lo va a conoscere con tutti i pretoriani appresso. Va bene uguale. Ed ecco l'imperatore col suo classico vestito porpora. No, mannaggia. Il rosso è il colore dell'imperatore. Per gli arti la toga bianca. Massimo ha dovuto gettare le armi, ma l'arena è cosparsa di oggetti contundenti da tiraglie contro i denti. Gli farà pentite senato ed esse annato lì vicino a lui. Ma Lucio si mette in mezzo.
Vabbè, Lucilla è una donna giovane, lo può rimpiazzare. Il prossimo lo chiama Luciano, tanto con la fantasia che c'hanno non sta a pensare ai figli dell'altri, pensa al tuo. Vai Massimo, vai! Ovviamente non va, perché non vuole turbare a creature che ha appena visto squartati un mare de poracci, ma va bene. Sto Pischellus dice che sei Ettore redivivo, ma vaffanculo, fa una fine de merda. Poi quello è Eric Bana, io sono Russell Crowe. Come ti chiami? Gladiatore, quella è la professione. Il nomen, ispanico, quello è il cognomen o la provenienza, to. Aieie, aieie. E poi? Brazorf, cioè la mamma mauretania e il papà dalmato pannonico. Il prenomen almeno, lo so, è come non mette il suffisso per i giapponesi. Non siamo così intimi, ma spero tu voglia accettare la mia amicizia. Massimo volta le spalle all'imperatore. Un'altra volta. Fino a quando abuserai della nostra pazienza? Shit, un salutino a chi fa ginnasio. A morte per l'ennesima volta! Ma sto stronzo continua inspiegabilmente a salvarsi. Perché la folla lo ama. Ed è costretto a togliersi l'elmo, rivelando la sua identità. Ah, sei te? Beh, questo è imbarazzante. Sono Spartaco Decimo Meridio. Sì, lo so chi sei, si permette. Shh, comandante dell'esercito del nord. Ma lo vedi che sei nerd, pure per come ti sei comportato, non sei buono al gioco del muori. Generale delle legioni Felix. Harry Potter. Wow, come incute timore. Decimo Meridio, legioni felici. Ma poi una legione. Può essere la Flavia Felix, che bazzicava in quel periodo. Felix è un po' generico, sì. Padre di un figlio assassinato. Colpa mia. Marito di una moglie uccisa. Vabbè, come tu vio prima, è un sinonimus. Mo fa senti in corpa. Cugino di de questo che si vede qua, scozzato. Sì, ma io c'entro niente, eh. Solo tua moglie e tua figlia. E avrò la mia viper vendetta. In questa vita o nell'altra. Vabbè, ci provi due volte. T'ammazzi in sta vita e la prossima. Poi tutto a posto? Te passa? Potanna, peggio. Potevi essere un gatto in questa vita e nelle prossime otto. Te sfonno. Ragazzi, mo che ha minacciato l'imperatore davanti ai pretoriani, lo vogliamo fare secco questo schiavo carcerato? Sì, ed era ora! E meno male che non volevi traumatizzare Pupetto con sto discorsetto. Sarebbe stato meglio ammazzargli lo zio davanti. Ma il popolo si mette in mezzo chiedendo la grazia, la missio. Di solito la chiede il gladiatore alzando la mano sinistra, la mano che regge lo scudo. Se non era mancino, amatissimi i gladiatori mancini, perché rari i gladiatori shiny. Ma se il gladiatore era troppo orgoglioso, tipo Massimo, la chiedeva il pubblico per lui, la Missis Tantes, graziato in piedi, e se salvano tutti. Ma a deciderlo ovviamente è l'editor, in questo caso l'imperatore, col famosissim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 o gesto dell'ombrello, no, di alzare o abbassare il pollice. Ok. Not. Ok. Cosa farà comodo? Farà uscire Massimo dalla porta sana vivaria, quella destinata ai vivi, o dalla porta libitinensis, quella dei morti? Mi dispiace, regà, ma non siamo più nell'epoca repubblicana, dove la grazia era frequente. Questo è un munera sine missione. Cioè? La missione è che uno dei due crepa sine. Ma infatti sono morti quell'altri. Già tutto questo non ha senso. La grazia la dovrebbero chiedere gli sconfitti. Questo deve morire perché ha minacciato l'imperatore, il dio sole. Non è vero. Esiste un dio soltanto e sono certo che non si veste in quel modo. Zitti cristianacci. C'ho un leone chiamato Barabbus pronto per voi dopo. Mi dispa, ma testi tempi, testi templi, non se può fa. E invece se può fa. Commodo lo risparmia perché è un dio sole generoso. Mr. Pumpkin. Commodo, ma che cazzo fai? Ma sei il cattivo del film. Ma fallo secco. Avresti pure tutto lo ius. T'ha offeso ripetutamente. Oh, ma non voglio nemmeno empatizzare con te. Però vi sono insulti. Nessuno lo ama. E lo risparmi pure. Un santo estolo. Sì, perché sennò il popolo me lincia. Vox populi, vox dei, vox son. Ma che cosa, ma tirai un missilia. Credo si peggiorerebbe la situazione. Monete e cibo al popolo. La missilia. Diversini da quelli demo. E risolvi. No. Musica che sale, musica. Tutti lo amano, tutti lo vogliono. Tutti rallenti sparsi in giro. Snyder freebooter. Torniamo su Commodo, che dovrebbe essere nel mausoleo Adriano, a giudicare da tutti sti imperatori sepolti, compreso il padre. Spoiler, ci seppelliranno pure lui. Non sai che è il mausoleo Adriano? Sì che lo sai. Castel Sant'Angelo. Padre, non ci parlo con te.
anche nella morte. Commodo viene schifato e la prende male, giustamente. Silva Chariot! Adesso si calma! Adesso si calma! Te do una pigna in bocca! Prego! Poi il gladiatore o l'eghiargomito si è calmato. Scusa, papi! Scusa! Ma tu devi ringraziare che son Sergio! O mi avevi riammazzato! Niente! Hanno inserito sta scena per farti capire che ha attacchi di rabbia? O perché è frustrato? Lo capirei! Rivediamolo mentre espleta i suoi doveri di imperatore. E la domanda allora sorge spontanea. Ma cosa facevano gli imperatori? Siamo nella terza fase, dopo la fase regia e quella repubblicana. SPQR. È il momento di parlare di quella degli imperatori. Passettino indietro? Ma no, dai. E invece mi sa che dobbiamo. Ma visto che è la fase 3, famo che te la dico nel terzo e ultimo video. Tutti denora l'uno più o meno. Stai contento? Fra 2 settimane, uno ogni 2 settimane. Un'ora di video editato così. 2 settimane. E dai, te sta a piacere? Sono contento. Ci vediamo.